Dovremmo essere già in diretta. Buonasera a tutti, ben ritrovati anche questa domenica pomeriggio, le 6 e 2 minuti primi. Siamo pronti a partire con questa diretta. Oggi particolarmente sono contento di questa diretta perché ci sarà un ospite con noi a cui tengo molto, sono molto onorato di averlo qui ed è un doppiatore, Alberto Pagnotta, che conoscerete sicuramente per i suoi video, soprattutto su internet, in cui presta la sua voce e interpreta i vari personaggi tra film, Disney, eccetera. E da lì poi è diventato famoso, ha cominciato la sua carriera nel doppiaggio, ma vedremo poi lui cosa ci racconterà nel corso. Eccolo qui, infatti, è arrivato con noi. Salutiamo Alberto Magnotta, aspettiamo appunto che entri in diretta, aspettiamo che possa accettare la richiesta in maniera da averlo qui con noi e cominciare la nostra chiacchierata pomeridiana. Buon pomeriggio intanto a tutti coloro che stanno iniziando a connettersi. Laddove vogliate fare domande anche voi, ovviamente, ad Alberto Pagnotta, non so se si sente bene l'audio, spero di sì. Ad Alberto Pagnotta potete tranquillamente, c'è il form sotto, tranquillamente cliccare e incominciare a scrivere ciò che volete che domandi ad Alberto. Salutiamo Nino, salutiamo Girl from the North Country. Stiamo aspettando appunto Alberto Pagnotta, come dicevo. Eccolo qui. Meno male si sente, mi dicono. Un po' basso l'audio, provo io ad alzare allora un po' il tono di voce. Spero che si senta un po' meglio. Salutiamo Maurizio, eccolo qui. Sì. Buon Buon pomeriggio, pomeriggio a te. un piacere averti qui. Provo ad abbassarmi, se no non rientro. Eccoci qua, ci siamo. Spero Piacere mio. che arrivi bene l'audio perché mi stavano dicendo che si sentiva un po' basso. Spero si senta. Sì, forse un po' basso, sì, però riesco a capirti. Cioè, un po' basso Ok. rispetto allo standard, Infatti, però. stranamente, col microfono si vede che sto dando oggi un po' fa un po' le bizze. Ma speriamo bene. Innanzitutto, come va? Come è iniziato questo anno? Bene, bene, tutto regolare, a casa molto tranquillamente, però insomma in maniera abbastanza produttiva dal punto di vista di registrazioni, montaggi, video. Cioè, in realtà ho iniziato il nuovo anno diventando, come dire, boh, virale forse troppo, però su TikTok col video di Harry Sì. Potter. È stata un'improvvisata, l'ho registrato il 30 così al volo e così. Ha avuto Quindi molto diciamo successo. che sì, ho avuto modo di farmi conoscere su quella piattaforma che finora avevo usato poco, ecco. Pensi che ci sia un cambiamento, sia in atto un cambiamento tra le piattaforme, perché finora YouTube è andato alla grandissima. Tu nasci da lì anche la tua fama incomincia a nascere soprattutto poi da lì. Pensi ci sia un'evoluzione oppure come stai vedendo tu dall'interno? È abbastanza soggettivo anche, insomma, cambia molto anche da creator a creator, perché io sì, ho iniziato su YouTube, però avendo sempre fatto anche tante altre cose, magari non sono riuscito sempre ad avere una regolarità nelle pubblicazioni che mi ha permesso quindi di avere sempre una crescita costante del pubblico. Ci sono stati dei video che sono andati molto bene, ma comunque cose un po' sporadiche, e poi tutti gli altri, magari che sono seguiti da una nicchia di Certo. affezionati. E certo, quando io ho fatto il primo video dei Simpson, YouTube era tutto lì. Adesso sì, sicuramente i ragazzini guardano molto di più TikTok. Prima, cioè già Instagram forse sta Sì. diventando quasi meno importante di TikTok, così come Facebook a sua volta era stato soppiantato da Instagram qualche anno fa. Io continuo ad usarli tutti, essendo ovviamente più attivo su Instagram. Il fatto è che su TikTok dovresti produrre una cosa come 3 video al Sì, giorno praticamente e sì. dovresti vivere lì.
Non spostarti da quella piattaforma e star lì dentro tutto il giorno, è un po' Ma impossibile, guarda, io non è che. lavorando. Sì, io non è che miri a quella piattaforma, però Certo. sicuramente dandoti, cioè quando fai il video giusto, riesci a darti molta visibilità e quindi c'è tanta gente che magari ti scopre lì e poi si va a vedere anche i video su YouTube e quindi si espande Certo. il pubblico. È tutto un circuito, sono collegati se si riescono a far bene, insomma, è Oh. normale. Tu poi tra l'altro vanti un curriculum di tutto rispetto perché hai spaziato. Allora, diciamo innanzitutto che ovviamente il gran pubblico ti conosce dai video di YouTube, appunto hai prestato le voci ai Simpson inizialmente e poi ai vari personaggi Disney e del mondo ovviamente dei film, del cinema, eccetera. Però piano piano hai incominciato parallelamente a continuare i tuoi studi e poi finalmente sei entrato anche effettivamente in una sala di doppiaggio e passando anche per teatro, per webserie, insomma, diciamo il tuo curriculum è cominciato ovviamente correlativamente anche a ingigantirsi. Andando per gradi, le tue sensazioni in sala di doppiaggio la prima volta che sei riuscito a doppiare uno dei tuoi personaggi del cuore, che era Homer, nei Griffin. Ah, era stata. Ed è un mix di emozioni contrastanti perché da poche settimane era venuto a mancare Tonino Accolla, che è sempre stato il mio punto di riferimento nel mondo del doppiaggio, insomma, la voce che mi ha fatto appassionare a questa professione. Quindi, insomma, da un lato il dispiacere, dall'altro l'onore di essere chiamato, insomma, per un personaggio come Homer, anche se in quel caso, insomma, solamente per una battuta al volo, però lo stesso in una serie importante come i Griffin. Quindi ero lì, mi ricordo che aspettavo che mi chiamassero fuori dalla sala, insomma, trepidante, cercando sottovoce di scaldare. Di omerizzarmi intanto, così senza farmi accorgere. E poi, insomma, in sala è stato abbastanza rapido e indolore. La direttrice del doppiaggio è Lori Scaccianoce, una signora molto gentile e alla mano. Quindi, dai, è andato tutto bene. E invece la tua prima volta in sala di doppiaggio, per che cosa è stata? Allora, quella fu in realtà prima di YouTube, perché fu nel 2009 e mi chiamò Stefano Benassi, direttore del doppiaggio, che è la voce, vabbè, del Grinch, ma di Patrick Dempsey, in alcuni film anche di Colin Firth, no, c'era un attore, ah, Christoph Waltz, film di Tarantino. E quindi lui è stato il primo direttore a chiamarmi. E era una serie che si chiamava New York Police Department, una serie poliziesca che andava su Rete 4, e doppiai un ragazzetto nero che aveva boh, 3-4 battute. Quindi, insomma, primo turno, ovviamente tanta emozione. Eh beh, immagino, ancora mille, è normale. Sì, più che altro uno, non so se il secondo o il terzo turno di doppiaggio, sempre con questo direttore, fu ancora più emozionante del primo, perché mentre nel primo magari mi ritrovai in sala con altri ragazzi che stavano iniziando come me, nel secondo cioè, arrivai e trovai lì in sala Stefano Crescentini, che è il doppiatore di Robert Pattinson, Jake Gyllenhaal e tanti altri, e Alessia Mendola, la voce di Ellen Page, anche lì, insomma. Nipote ovviamente di Ferruccio, figlia di Claudio. E allora ho detto: ma che ci vanno sti due? Ho sbagliato turno, mi è venuto il panico. Invece no, io avevo ovviamente un piccolo ruolo, però insieme alleggio con questi colossi, quindi aiuto. Però, figo, figo. Che differenze ci sono tra doppiare un personaggio animato e un attore? Come ti relazioni? Quali sono le differenze? Succede che con gli attori ti danno più indicazioni dal punto di vista emotivo e devi essere, ecco, più ligio nel seguirli, ecco. E un cartone ti può dare un po' più di libertà e di estro.
Poi dipende anche dal cartone, perché chiaramente ormai un protagonista di un film, di un film d'animazione Disney o Pixar sono disegnati a dei livelli, cioè, Certo, talmente definiti. che sembrano quasi umani, quindi le differenze si stanno molto assottigliando. Però se parliamo invece di cartoni più caratterizzati anche dal punto di vista fisico, come ad esempio io ne ho fatti tanti nello straordinario mondo di Gumball, lì insomma c'è più libero spazio alla fantasia e al divertimento, al fatto di trovare una voce caratterizzata che te la inventi tu sul momento, ovviamente sempre Certo. seguendo l'originale, ecco. Poi ci sono quelle partecipazioni, diciamo, in film come Transformers, che forse lì sono ancora più particolari, penso, come tipo di situazioni, no? Ma sì, proprio piccole cose, grandi film. Grandi film. Sì, 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 sì. perché Lì appunto. avevo fatto un poliziotto giapponese, infatti dovevo fare un po' l'accento. Tu sei molto legato a Tonino Accolla, perché è colui, diciamo, che ti ha dato l'ispirazione, forse poi a intraprendere questo tuo viaggio, in questa tua, per la realizzazione di questa tua passione. In realtà, però, come è iniziato tutto? Penso da bambino, come l'hai Ah, sentito. del bambino, sì. È iniziato imitando, infatti anche per rispondere qua a Mimmo, no, io so perfettamente la differenza tra le due cose. L'imitazione è una cosa, cioè la passione per il doppiaggio è nata attraverso l'imitazione degli altri doppiatori, delle altre voci di film e cartoni, e dopo però a partire insomma più o meno dall'adolescenza ho iniziato insomma gli studi di recitazione facendo teatro, dizione e poi corsi e stage sia di recitazione che di doppiaggio, e semplicemente ho continuato anche questa cosa parallela delle imitazioni barra E reinterpretazioni, reinterpretazioni, perché quello infatti volevo rispondere a Mimmo, sono più forse reinterpretazioni. Perché? ma sì, perché comunque anche lì c'è in gioco il fatto recitativo, cioè io ogni personaggio che imito comunque anche se cerco di riprodurre qualcosa che ho già sentito, se non c'è l'interpretazione, il fatto di Certo. entrare nel personaggio come poi accade nel doppiaggio, non, insomma, Anche i sarebbe. personaggi che senti molto vicini, come fosse anche Homer stesso, come dicevi tu prima, come ci facevi vedere, c'è anche uno studio dietro. Non è che se c'è l'imitazione, e c'è, ci deve essere una cosa forse che si chiama musicalità, perché devi Ah, entrare, forse c'è lo studio anche questo dietro, no? sì. Perché il doppiaggio, certo, è recitazione, bisogna essere attori, però è anche in parte un processo imitativo perché devi ricreare qualcosa che è già stato fatto in un'altra lingua. Certo, anche di per sé, quando si vede sullo schermo. E anche qui volevo domandarti, ci sono molte, tra virgolette, le prendo con le pinze per quel che sono, critiche, tra virgolette, sul doppiaggio, oggi come oggi, in cui, appunto, in cui si dice, ma perché non lasciare il film in originale? Perché si perde sempre qualche cosa. Ripeto, questo è un po' da prendere con le pinze, secondo me. Secondo te, può essere valida una critica del genere? Ma sono critiche legittime, dipende dal prodotto. Io trovo ci siano, cioè trovo non vadano bene gli estremismi né da una parte né dall'altra. C'è chi dice, oh, per carità il doppiaggio, io sono in lingua originale, chi invece deve difendere il doppiaggio a spada tratta, sempre e comunque. E oggi è vero che in Italia c'è una tradizione eccellente di doppiaggio, però è anche vero che ormai negli anni, anche grazie a tutta questa quantità di prodotti che ci sono oggigiorno, sono tantissime le società, i direttori, i doppiatori. Quindi, vuoi anche con i tempi strettissimi che si richiedono oggi, purtroppo non è detto che ci sia sempre il top della qualità. E quindi è legittimo che uno spettatore senta qualcosa che non va in un doppiaggio e dica: no, io questo preferisco guardarlo in originale, cioè non Certo. ci vedo niente di male. Però abolire il doppiaggio, no, perché comunque è un servizio. Ecco, tu Certo. oggigiorno puoi sei in grado di premendo un pulsante di decidere come vederlo, e quindi
non serve a Anche molto. perché probabilmente sarebbe anche un peccato perdere questa magia, perché come accade quando un doppiaggio è proprio perfetto, sembra proprio che quella voce sia di quel personaggio che in scena si sta muovendo. È una magia che solo Eh il sì, doppiaggio. esatto, lì è quando c'è una perfetta commistione tra adattamento, perché nasce tutto da lì, no? Prima Certo. da adattare bene il dialogo al labiale, dall'essere ben diretti dal direttore, poi ovviamente dal doppiatore stesso che riesce a incollarsi e a La imprimerlo. difficoltà più grande nel doppiaggio qual è? E cosa può essere di aiuto per superarla? Per colui magari vuole intraprendere. Non lo so, penso sia soggettivo. È tutta una serie di difficoltà perché tu devi recitare, sì, con naturalezza, però hai uno schema da seguire, cioè sei in una situazione magari che non ti facilita così tanto la naturalezza perché devi seguire dei parametri specifici, devi appunto andare a sync, leggere il copione e allo stesso tempo guardare lo schermo, quindi fare sempre su e giù, mentre in cuffia c'hai l'originale e dietro il direttore che ti dà le indicazioni. Quindi la difficoltà sta proprio nel mettere insieme tutte queste cose e abituarsi. Insomma, far sì che diventi un processo naturale. Con anche velocità, penso, in sala doppiaggio, perché credo che la prima regola sia quella, no? Sì, esatto, è uno dei requisiti ormai fondamentali anche ai provini, perché i doppiatori non vedono i prodotti che doppiano prima, ecco, arrivano in sala che a volte magari non sanno neanche bene cosa andranno a fare, c'è il direttore che ti spiega tutto. E tu vedi scena per scena, vedi la scena, vedi una volta, poi la provi e poi dovresti essere in grado di incidere. Certo. Tu molto legato anche a uno dei personaggi, degli attori che Tonino Accolla ha doppiato nel corso degli anni, che è Jim Carrey. Sì. E cosa ti piace, diciamo, di Jim Carrey? Cosa ti piace del doppiaggio che ha dato Tonino Accolla a Jim Carrey? Domanda Lei da milione di dollari questa, è me. difficile, non lo so, i primissimi, io mi sono innamorato di Jim Carrey con Ace Ventura, penso, che avevo visto in TV, che avrò avuto 7 anni, insomma, l'anno dopo che è uscito, e perché mi piacevano questi personaggi così estrosi, che avevano un modo di parlare particolare, la mimica facciale, il modo di vestirsi, perché erano cose poi che mi divertivo a riprodurre, ecco, in camera mia, non solo vocalmente, ma proprio nei movimenti, tutto quanto. E quindi l'amore è nato con questo desiderio di emulazione per questi personaggi stravaganti, ma poi si è evoluto, diciamo, anche attraverso i suoi ruoli anche più seri e complessi, da The Truman Show a Man on the Moon fino ad arrivare ad Eternal Sunshine, dove ha dimostrato, insomma, di essere un Completo. attore completo, a tutto tondo, e poi mi ritrovo molto anche, insomma, in un modo suo di vedere la vita, cose anche che sono uscite negli ultimi anni, interviste, eccetera. E beh, Tonino Accolla, lui dava sempre. Lui in Ace Ventura era stato anche dialoghista e direttore del doppiaggio, mi pare, come in molti film che ha doppiato, e riusciva ad imprimere una sua personalità, sia nei dialoghi sia nella recitazione, che rendevano pienamente giustizia, agli attori che doppiava. In alcuni casi, allora non dico magari nel caso di Jim Carrey, che è già stato sferico di suo,
però magari a volte sì, per quanto riguarda Ace Ventura, queste cose qui, però soprattutto su Eddie Murphy, io ecco, trovo che sia più divertente con la voce di Tony Nicola di quanto non sia in originale. Probabilmente sì, confermo. Invece di Jim Carrey, tu prima hai detto una cosa che mi ha interessato particolarmente, cioè ti sei anche ritrovato in Jim Carrey nelle interviste che ha fatto, eccetera. Lui è un personaggio molto istrionico, però è anche molto malinconico dietro. Oddio, Tu di lui cosa ritrovi in te stesso? Com'è Alberto, com'è Alberto Pagnotta nella vita? Detta proprio quindi direttamente. ma proprio questo, forse, cioè io mi considero un malinconico, ma non la vedo come una cosa negativa, è un sentimento che mi piace, no? Come la defini qualcuno, la felicità di essere triste, insomma, una cosa così. E sono anche molto nostalgico, ecco, ma mi piace ricordarmi delle belle esperienze del passato, magari attraverso diari, agende, cose che mi sono trascritto, i video, però tutte cose che poi mi stimolano anche nel presente, ecco, non è un rifugio nel passato perché il presente fa schifo, è un rivivo quelle cose belle del passato per dire, ecco, per avere la giusta carica per Per il affrontare presente. una nostalgia, il futuro, una nostalgia attiva, diciamo. Che non è male, insomma, perché giustamente è tenersi forse salde anche le proprie radici a un certo punto, no? La Ah, propria sì. essenza, per non perdersi. Esatto, infatti una delle cose che più mi danno carica magari prima di entrare in scena, di fare gli spettacoli per vincere le emozioni, penso, ma questo è praticamente quello che tu facevi in camera tua da bambino, quindi deve essere un divertimento. Assolutamente, assolutamente. Anche perché ho letto da qualche parte che tu addirittura riscrivevi con le voci dei personaggi interamente o film o dialoghi o quel che era e le facevi nuovi, ancora Sì, più sì. bello. Li facevi tuoi quei personaggi. Dai, ci provavo. Infatti ho fatto vedere di recente nella terza puntata del Room Tour che sto facendo su YouTube, infatti tutte le mie vecchie scartoffie dove riscrivevo i dialoghi dei film, le scene. Della Disney, qual è il personaggio che senti più vicino a te? Non lo so. Ti direi uno dei personaggi che apprezzo di più, sicuramente il genio di Ah. Aladdin, per il modo geniale, passami il termine, con cui è stato animato e poi con cui è stato reso vocalmente prima da Robin Williams e poi da Gigi Proietti qui, è uno dei personaggi più riusciti di tutta la Disney, ma ce ne sono tantissimi altri. Sì, Certo che che provare ad avvicinarsi poi alla voce di Gigi Proietti, che tipo di lavoro ci deve essere dietro, immane? ah sì, ma Interpretare. infatti io non neanche ci provo, cioè ci sono dei timbri ma poi quello è anche un fatto molto soggettivo perché Certo. dipende dalla propria Certo, la prova vocalità. voce? Certo, indubbiamente. Quindi. Sì. E invece, come altri doppiatori, al di là di Tonino Accolla, che è praticamente il tuo faro, a quanto ho capito, no? Di altri Certo. doppiatori, penso per esempio Mino Caprio, Pedicini, quali altri invece? L'ho già detti praticamente. Sì, beh, ce ne sono tanti, però quelli che cito subito dopo Accolla sono sempre Roberto Pedicini e Mino Caprio. Roberto Pedicini perché poi è diventata infatti la voce ufficiale di Jim Carrey e di Kevin Spacey, di tanti altri personaggi Disney, da Gastona, Febo, Hopper di A Bug's Life. E poi Mino Caprio è un caratterista fenomenale, anche lui ho imparato a riconoscerlo da piccolo forse con Bo dei Simpson che ha doppiato fino all'ottava stagione, ancora prima insomma che con i Griffin che arrivarono quando io avevo già 12-13 anni. E quindi insomma mi ricordo che anche lì fu una bella emozione la prima volta che lo incontrai in sala, essendo una delle prime volte che andavo ad assistere nelle sale di doppiaggio, ero anche abbastanza magari
nel senso che non mi lasciavo sfuggire le occasioni, quindi spudoratamente lo avvicinai, provai a fare la voce di Peter. Ah, bravo, bravo. E così. E quindi dopo, infatti, ho avuto la fortuna, ecco, di lavorarci, perché saluto Franzu che se ne va, perché Salutiamolo. mi ha diretto tante volte, insomma, in Gumball, è sempre molto carino e gentile nei miei confronti. E quindi tanta stima anche per Mino Capio, anche come persona, ecco. Senti, un tuo sogno nel cassetto. Ma continuare su questa strada, cioè nel cassetto, insomma, non è niente di misterioso in realtà. Riuscire magari a doppiare un personaggio importante, tanto meglio magari se il nuovo film d'animazione Disney Pixar. Ecco. Sarebbe, ecco, il sogno di una vita. Poi Sì. recentemente Saluto Marco che è arrivato, ci conosciamo da tanti anni. un saluto anche a Sara, a tutti Ah, coloro che si stanno altra connettendo. doppiatrice Giara Giacopello. molto brava in erba, Giacopello. Sì. Salutiamola. E salutiamo anche, vediamo chi sono gli ultimi che io qua mi saltano subito. Sono FP Doppiaggi. Doppiaggi, sei Salutiamoli. d'accordo? Piacere. Quale tra i diciamo, personaggi a cui hai dato la voce, hai reinterpretato, no? Quale è stato In quello, senso su YouTube, dici? anche su YouTube, sì, anche su YouTube, è stato quello che ti ha dato più difficoltà? Che Ah. possono essere anche solo emotive, però difficoltà. Ma boh, tanti, nel senso che alla fine, coi video che ho fatto su YouTube, mi sono cimentato in delle voci che non avevo mai provato a fare prima. E vabbè, in realtà, quando vedo che ho proprio che non mi posso avvicinare, come nel caso del genio di Aladdin, non provo magari ad imitare il timbro, ma provo a riprodurre lo stile. Lo reinterpreti direttamente. Sì, quando si tratta, ecco, molte difficoltà la maggior parte dei personaggi di Harry Potter, ecco, perché essendo personaggi umani, magari puoi giocare meno sulla caratterizzazione, e quindi Piton, Silente, ma ancora di più Lupin, Sirius Black, che sono voci, sono interpretazioni straordinarie date da grandissimi doppiatori, ma voci abbastanza normali, diciamo. E quindi è molto più difficile. Devo prepararmi, scaldarmi, sentire magari come parlano nelle interviste per capire la loro vera Voce. voce, provare anche con altri personaggi che hanno doppiato, spero, per cercare le sfumature giuste. E poi c'è stato il caso, tra virgolette, lo metto molto e prendilo con le pinze, del doppiaggio di Homer Simpson. Come hai definito tu stesso, rush finale con un grande come Massimo Lopez. Le polemiche, più che altro, a quanto ho visto, sono state principalmente solo in rete, perché poi tra di voi ovviamente si è chiusa con una grandissima stretta di mano, ovviamente, come è giusto che sia, insomma. Però cosa ti è rimasto, diciamo, di quel rush finale, di quella sfida per il ruolo di Homer? Mi è rimasto, non so, dei ricordi, tanta, mi ricordo tanta speranza, perché comunque, insomma, mi ricordo come era andato il provino, insomma, tutto quello che ci avevo messo, anche vedere la direttrice del doppiaggio e la responsabile dell'edizione italiana molto, molto contenti. Quindi, infatti, anche loro, insomma, mi hanno fatto molto sperare che potessi farcela, e solo 2 mesi dopo si è arrivata a questo rush finale, in cui ho scoperto di essere. Io, quando ho fatto il provino, non sapevo quali fossero gli altri attori, doppiatori provinati. E quindi sono arrivato all'ultima settimana, 2 mesi dopo il provino, quindi pensa che quanta ansia, speranze. Certo. E quindi, certo, ho detto, vabbè, ero pienamente consapevole che fosse già un grande onore anche solo essere considerati per un ruolo così, però dall'altra parte c'è stato anche un po' di dispiacere, di Certo. rabbia, non so, Normale. perché arrivi lì e poi tac,
La batosta, Poi arrivi dispiace. lì a interpretare il personaggio che è più a te affine, diciamo, no? Proprio Homer, quindi ancora Sì, più forte la esatto. questione. E il doppiaggio italiano è un doppiaggio di eccellenza da sempre, praticamente, da quando appunto vengono forse doppiati qui da noi i film. In realtà di doppiatori di un mondo che non c'è più, no? Dei primi doppiaggi, magari anche della Disney stessa, penso per esempio a una Tina Lattanzi, no? Cioè, Ma stiamo parlando di... Eh? sei un esperto tu. Stiamo andando un po' a ritroso, no? Di quel mondo lì di doppiaggio, che per forza di cose viene da sé, è diverso da quello di oggi. Cosa ti colpisce? A quale voce sei più legato poi di una volta? Mi colpisce la pasta proprio delle voci, quel modo di recitare e il calore che riuscivano a dare a certi personaggi, perché a differenza di oggi dove magari il livello originale italiano più o meno si equivale, spesso switchando inglese e italiano nei classici degli anni 40, 50, 60, mi piacciono molto di più in italiano perché ritrovo un calore e de delle sfumature, delle particolarità che non trovo in Certo. originale. E vabbè, ti posso citare assolutamente Stefano Sibaldi, Come che no. doppiava Biagio, in Lillo e il Vagabondo, Carletto Romano, vabbè. Tanti La voce sbeselli. di Biagio è unica, la voce di Biagio di Vagabondo, mi sono innamorato quando sono sentito quella voce, è qualcosa di clamorosa, è bellissimo. Infatti, molte volte il ridoppiaggio, per quanto la bravura sia ovviamente esemplare dei doppiatori che vanno a ridoppiare dei classici, è normale, però quando uno si lega emotivamente a quella voce, diventa è quello, e gioca poi anche molto l'emozione stessa, no? Quindi se Ma per fortuna, no, per fortuna il doppiaggio, se ti riferivi anche al doppiaggio di Lillo e Vagabondo, In al generale, ridoppiaggio sì, il doppiaggio di di Vagabondo, eccetera, sì, anche Lillo e Vagabondo, per quello. fortuna poi è stato ripristinato, insomma, il primo, quando poi è uscito in Sì. DVD e anche adesso su Disney Plus, insomma. Sì, per fortuna, anche se sarebbe bello, secondo me, per chi ama, ecco, anche il doppiaggio, ama le voci in generale, che si mettessero, sai quando si mettono puoi scegliere la lingua, no? Ecco, si potesse scegliere anche il tipo di doppiaggio per vedere le differenze, per assaporarne i colori diversi, sarebbe bellissimo anche una cosa del genere. Sì, dici nei casi in cui ci sono stati questi Più ridoppiaggi. doppiaggi, certo. Infatti, ad esempio, nel Blu-ray di Peter Pan hai la possibilità di scegliere tra il primo doppiaggio del 53 e quello dell'87, che in realtà, anche se è il secondo, è quello con cui siamo cresciuti tutti. Certo. Io ti dicevo Tina Lattanzi perché, per esempio, la Malefica di Tina Lattanzi rimane nella storia. Cioè, Per fortuna, infatti, della Bella Addormentata esiste solo quel doppiaggio lì con la infatti, infatti, come della Strega di Biancaneve, insomma, sono personaggi che hanno fatto la storia, quindi. Esatto, in Biancaneve invece sono due, perché poi è stato ridoppiato negli anni 60, dove non c'era più la Lattanzi, Ci scrive appunto. Lia Favazza, credo che la fortuna di alcuni film stranieri sia soprattutto dovuta al doppiaggio italiano. In alcuni casi potrebbe anche darsi, effettivamente, Certi perché... casi, soprattutto del passato, sì. Assolutamente. Senti, progetti che hai in cantiere che ci puoi anticipare? Qualche cosa che sta bollendo in pentola? Sto preparando tanti nuovi. Vabbè, ho finito di rigirare adesso, parlando ecco di doppiaggi italiani d'eccellenza. Tu adesso non so quanti anni hai, ti ricorderai però, spero, Robin Hood, un uomo in calzamaglia, Come di Mel no? Brooks. Come no? Come no? E allora mi sono divertito molto a girare un po' di voci su quello e mi aspetta, insomma, qualche Bellissimo. settimana di montaggio. Quello Sì. sarà divertentissimo, è un film cult Eh quello sì, tra proprio, l'altro per quindi. le nuove generazioni che non lo conoscono, c'è su Netflix, ho visto che Certo. l'hanno inserito da un po'. E poi, insomma, in realtà sì, su YouTube un sacco di progetti. Adesso sto YouTube offre anche la possibilità di un sistema di abbonamenti dove, come con Twitch, sai, ci si iscrive, quindi gli utenti hanno diritto a vantaggi, Sì, sì, ricompense, sì, a sì, sì. livello
in cui si scrivono, quindi sto montando un video in cui spiego anche queste cose qui. Ah, come dice Matteo, che saluto, sì, Ehi Ma, la stessa voce di è una rubrica che ho YouTube. intenzione di riprendere. E poi, niente, io spero tanto di ritornare a fare gli spettacoli dal vivo come Speriamo. tutti. Mi mancano molto le fiere e spero di ritornare quanto prima a Movieland, che attualmente ovviamente, cioè, dovrebbe riaprire come sempre in primavera, ma non possiamo saperlo perché dobbiamo vedere come va questa situazione. Però ecco, è una cosa che mi dà tante soddisfazioni e spero si Sì, il sistemi contatto tutto. umano, insomma, ecco che possiamo un'altra volta tornare. Quest'anno è stato, da questo punto di vista, deleterio. Quindi Sì. speriamo quanto prima. La stessa voce, della stessa voce di, al momento, cosa pensi di portare online? Quale confronto? Allora, non sarà nell'immediato, però ho in mente Francesco Vairano, e quindi, insomma, ovviamente i suoi due pilastri, Piton e Gollum, e poi, beh, anche un Pedicini, soprattutto nei suoi ruoli animati, non sarebbe male, e ci devo pensare. Pedicini sarebbe un bel video quello, perché sono tanti ruoli e... Sì, poi ecco, in realtà io lo vorrei fare su tantissimi doppiatori, però ce ne sono alcuni che non riesco a riprodurre bene io. Cioè, lo stesso Certo. Pedicini magari mi riesce più in certi Normale. ruoli più caratterizzati, quando ha la voce un po' più alta, e altri no. No, ma la cosa più bella di quei video è proprio vedere come tu spieghi, anche da insegnante, perché tu so che stai anche insegnando proprio la recitazione e dizione, se non erro, e quindi anche online far vedere esattamente come calarsi in quel personaggio, come il viso stesso prenda le fattezze proprio del... Sì, esatto, che non sono cose che ho studiato, perché appunto avendo iniziato da piccolo a me veniva un po' istintivo, dopo dovendolo spiegare ho iniziato a Certo. cercare di capire come facevo e quindi ho provato a spiegarlo. Certo, ti capisco perché a me da piccolo erano con Lumière e il Granchio Sebastian, quindi sì, sono la mia passione, ti capisco, quindi poi da lì però le strade, però tutto è quello, cioè riuscire a calarsi in quel personaggio, quindi è un'interpretazione unica. Esatto. Io ti ringrazio Alberto, so che abbiamo i tempi appunto contingentati, però ti ringrazio di questa tua partecipazione oggi a questa chiacchierata, è stata piacevolissima, spero pure per te Sì, e per anche coloro per che... me, cioè, ti vedo molto preparato, quindi quando è così è stimolante. Sono contento, è stato veramente un onore e un piacere averti ospite e speriamo che anche, insomma, chi ci ha ascoltato abbia fatto piacere questa chiacchierata, che poi tra l'altro si potrà rivedere sia su Instagram che anche su YouTube. Ah, Quindi... bene, Sì. Un abbraccio a te, ti auguro il meglio per quest'anno e speriamo, insomma, che ci si possa magari incontrare dal vivo da qualche parte, che riaprano, ecco, che si dai, tu possa... dove vivi tu? Io sono di Roma, attualmente a Reggio Calabria, però, ecco, Bene, sì, però bene. mi sposto, speriamo che ci si ripotrà rispostare quanto prima con Speriamo tutta le... tanto. Sì. Un saluto a Un tutti. E un saluto a te, buona abbraccio. serata. Buona serata, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao.